Benissimo, ok. Buongiorno a tutti i partecipanti a questo webinar dal tema misura di semplificazione previsto dal DL 76 di quest'anno, il cosiddetto decreto semplificazione, e dal DL 34 sempre del 2020, il decreto rilancio. Io vi ringrazio per aver partecipato al webinar. Il periodo certamente non aiuta, ma vi ringrazio appunto a maggior ragione per la vostra partecipazione. Ringrazio anche i relatori, Franco Peta, a cui cederò a breve la parola, Carmen Ivone e Caterina Errigo, che interverranno tra poco, tra qualche minuto. A valle delle presentazioni, vi ricordo che ci sarà un momento di confronto con i partecipanti, quindi con voi, e pertanto potete utilizzare la chat per interagire con i relatori, ma anche per segnalarci eventuali problemi tecnici. Il webinar, come sapete, si realizza nell'ambito del progetto Riformattiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, realizzato in collaborazione con Deloitte e curato da Formez PA. Cederei quindi la parola a Franco Peta e vi auguro buon webinar. Grazie. Franco, il microfono. Grazie. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti. Io sono Franco Pete, sono il responsabile dell'ambito semplificazione del progetto Riformattiva, che, come diceva Niccolò, è un progetto nell'ambito del PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020, che è stato progetto che è stato delegato nella sua realizzazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica al Formez. Il progetto, come sapete, mira ad accompagnare e a supportare le amministrazioni nell'implementazione della riforma della pubblica amministrazione e specificamente, per quanto ci riguarda, delle misure di semplificazione, attraverso un percorso condiviso e misurabile, la sperimentazione di modelli e metodi innovativi. È articolato in tre fasi questo progetto. La prima fase che ha visto coinvolte cinque amministrazioni pilota e si è conclusa nel 2018, la seconda fase in corso con le amministrazioni che sono attualmente coinvolte e le 14 amministrazioni che sono attualmente coinvolte, e la terza fase, cosiddetta di disseminazione, che partirà a settembre. La prima fase è stata gestita direttamente dal Formez, mentre le fasi 2 e 3 sono gestite da Deloitte mediante affidamento previa procedura di gara. Il webinar odierno si inserisce pienamente nelle attività in corso, poiché il tema della semplificazione non solo è cruciale per il futuro del Paese, ma mai come in questo momento appare come un cantiere aperto, investito da continui assestamenti e cambiamenti, che vanno ad interessare ovviamente anche le attività del nostro progetto e i documenti oggetto dei piani operativi delle amministrazioni. E ovviamente non sto qui a dire che il ruolo delle amministrazioni locali e regionali è chiaramente strategico, poiché proprio su di esse cade buona parte delle responsabilità e degli oneri per l'attuazione delle riforme. Ci sembrava perciò imprescindibile organizzare, anche nella situazione di emergenza permanente nella quale ci troviamo, eppure se nel periodo pieno dell'estate ormai, questo momento di incontro e di confronto per presentare le principali novità introdotte dal decreto semplificazione numero 76 del 16 luglio scorso,
appunto in materia di semplificazione e innovazione digitale e che interessano direttamente le attività del progetto. Ovviamente è molto probabile che un altro appuntamento si imporrà a settembre dopo la conversione in legge del decreto e le modifiche che, diciamo, quasi certamente il decreto subirà, al fine eventualmente anche di aggiornare le versioni finali dei documenti per le amministrazioni che partecipano a questa attività e prepararsi al meglio per la fase 3, e quella della disseminazione che vedrà coinvolte altre amministrazioni. Come sapete, il testo del decreto è composto di ben 65 articoli e interessa uno spettro molto ampio di materie, dai contratti pubblici e l'edilizia, ai procedimenti e responsabilità degli amministratori, dalla diffusione dell'amministrazione digitale alle semplificazioni in materia di imprese, ambiente e green economy. Il webinar naturalmente si limiterà agli aspetti più direttamente interessanti le attività del progetto e pertanto analizzerà le disposizioni normative riguardanti la conferenza di servizi e fornirà un quadro delle principali novità in materia, diciamo, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale. Inoltre si richiameranno alcune disposizioni contenute nell'articolo 264 del decreto 34, cosiddetto decreto rilancio, su cui già Deloitte ha prodotto alcuni documenti e materiali informativi importanti. Ora taccio e passo la parola alle relatrici, l'avvocato Carmen Giulone e la dottoressa Errigo, Caterina Errigo. Buon webinar a tutti ed eventualmente ci risentiamo alla fine per i saluti. Grazie e buon lavoro. Buongiorno a tutti, ringrazio Franco Peta per questa introduzione delle attività del nostro progetto e diciamo le tematiche che ci accingiamo ad affrontare sono certamente molto ampie e molto importanti, in quanto con questo decreto legge numero 76 del 2020 sono state introdotte numerose modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo. Quindi l'oggetto del nostro esame atterrà principalmente alle disposizioni contenute nel titolo secondo capo primo del decreto legge, rubricato semplificazioni procedimentali e responsabilità, proprio perché, come ha evidenziato il dottor Peta, questo decreto abbraccia moltissimi ambiti settoriali anche di intervento che chiaramente non possono costituire, per ragioni di tempo, oggetto di analisi in questa prima fase, anche perché appunto il decreto dovrà essere convertito nel mese di settembre, quindi non sappiamo se potranno esserci modifiche ed emendamenti. Quindi noi diciamo focalizziamo l'attenzione sugli articoli 12 e seguenti del decreto legge, che come dire, ribadisce la necessità di introdurre principi di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, più che mai in una fase quale quella attuale, in cui accanto alla crisi economica che già nel passato aveva portato all'adozione di interventi di semplificazione sulla disciplina generale del procedimento amministrativo, e penso in particolare alla legge numero 69 del 2009, che probabilmente molti di voi ricorderanno nell'impatto forte applicativo che aveva avuto, proprio perché aveva introdotto anche nuovi regimi di responsabilità per i pubblici funzionari inadempienti rispetto al rispetto dei termini di durata dei procedimenti amministrativi.
Poi, diciamo, ci sono state modifiche ulteriori successive, in particolare la riforma Madia, la legge numero 124 del 2015, che è stata poi realizzata con una serie di decreti attuativi, primo tra tutti il decreto legislativo numero 127 del 2016, recante il riordino della disciplina della conferenza di servizi, questo istituto di semplificazione che ha sempre rappresentato un volano delle politiche di semplificazione, ma che ha avuto un'esistenza, come dice appunto in un saggio un docente dell'Università di Bologna, la tormentata esistenza di un istituto di semplificazione, proprio perché, come tutti voi che nella vostra quotidianità applicate questi istituti, sapete quante modifiche sono intervenute. E anche adesso con il decreto 76 si è voluto configurare un modello ancora più semplificato, ma su questo ne parleremo un pochino più avanti. Andiamo per ordine nella trattazione delle diverse norme. Quindi, perché un decreto legge sulla semplificazione amministrativa e procedimentale? Proprio perché l'esigenza di intervenire è molto, stringente. La crisi economica è, un elemento che noi quotidianamente leggiamo sugli interventi, come motivazione degli interventi del governo. Quindi, certamente ho voluto richiamare in questa prima slide introduttiva non solo i criteri stabiliti dalla legge 241 del 90 all'articolo 1, quindi i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, quindi, ma dobbiamo valutare questi principi anche alla luce dell'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa di questi principi, quindi sono stati introdotti i principi della ragionevolezza, il principio del legittimo affidamento, tutti i principi anche che derivano in parte dalla normativa comunitaria, ma soprattutto è quel principio più importante di questo articolo 1 che poi è alla base delle disposizioni che noi adesso andiamo ad esaminare, è quello dell'articolo 1,2, in cui si stabilisce che la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Quindi diciamo la necessità di rendere il procedimento il più possibile semplice ed efficace rispetto a quelle che sono le esigenze anche dei destinatari dell'azione amministrativa. Perché, come noi sappiamo benissimo, lo dico soltanto per un elemento di contestualizzazione, il procedimento amministrativo è la naturale sede del bilanciamento tra interessi contrapposti, tra l'interesse pubblico e l'interesse privato. E all'interno di quest'opera di bilanciamento e di, realizzazione delle diverse istanze che all'interno del procedimento confluiscono, una fase certamente molto molto importante e significativa è data alla fase istruttoria, la fase endoprocedimentale, che è quella nella quale spesso i tempi del procedimento, come le varie attività di analisi e di monitoraggio hanno evidenziato, spesso si dilatano i tempi. Proprio laddove è necessario questo raccordo tra più amministrazioni preposte alla tutela di interessi diversi. Ed è proprio su questi aspetti che interviene il decreto legge numero 76 con alcune disposizioni molto mirate e specifiche. Ecco, diciamo, e questo articolo 12 che è composto da molti richiami e molti rinvii normativi, quindi diciamo il primo impatto di interpretazione è piuttosto complesso, proprio perché si richiamano numerose disposizioni, si fa rinvio a molte disposizioni della legge 241. Io ho scaricato il testo dal normativa, dove voi, questo lo dico perché è un utilissimo strumento, avere sempre il testo aggiornato della legge di riferimento, quindi dal sito normativa voi trovate il testo della legge 241 vigente ad oggi,
coordinata con tutte le modifiche che sono state introdotte dall'articolo 12 del decreto legge numero 76. Questo agevola e sono evidenziate in grassetto. Questo agevola tantissimo proprio la visualizzazione e l'esatta interpretazione anche logico-sistematica tra diverse disposizioni, proprio perché questo decreto legge è intervenuto sul preavviso di rigetto, sul silenzio assenso. Adesso pian piano effettueremo questa analisi e diciamo certamente, ecco, una premessa metodologica: non è facile per il tempo che abbiamo a disposizione esaminare, diciamo, puntualmente i vari istituti, quindi certamente su alcuni aspetti sarà necessario fare un rinvio normativo, ma sulla base anche di quelle che saranno le vostre esigenze e le vostre domande, come ha anticipato il dottor Peta nella sua introduzione, potremo nel mese di settembre, nell'ambito delle attività legate a riformativa che il gruppo Deloitte diciamo segue con le amministrazioni del progetto, certamente avere anche un momento di confronto più approfondito su alcuni istituti. Quindi la prima disposizione che io vi richiamo è l'articolo 12,1 lettera A e lettera L. Qui diciamo mi dispiace essere un pochettino in questi richiami normativi può apparire un po' faticoso, però adesso vedremo con calma tutti i principali elementi. Questa disposizione è una disposizione che ha contenuto ordinamentale ed è finalizzata ad apportare alla vigente disciplina generale in materia di procedimento amministrativo dei correttivi per risolvere alcune criticità emerse in fase applicativa per ridurre i tempi dei procedimenti, in attuazione di quei principi e criteri generali che abbiamo appena richiamato e che l'articolo 1 della legge 241 sancisce. Perché quei principi sono tanto importanti? Perché in caso di contenzioso amministrativo, il giudice amministrativo valuta l'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione alla luce di quei principi e criteri informatori. Quindi è proprio, come dire, accanto al principio di legalità, che è il principio cardine informatore dell'attività amministrativa, diciamo in sede di eventuale contenzioso amministrativo sono proprio quei principi elencati al comma 1 e che ho appena richiamato che vengono posti alla base del ragionamento da parte del giudice amministrativo. Quindi quali sono le due norme a cui noi dobbiamo fare riferimento? Quindi l'articolo 2 della 241 praticamente risulta integrato da un comma 4 bis che attiene alla tematica della misurazione, cioè si stabilisce che le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggior impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Si rinvia ad un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ovviamente previa intesa in conferenza unificata, per la definizione della modalità e dei criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti. Quindi vediamo che ancora una volta si torna su questo tema della eccessiva lunghezza dei procedimenti amministrativi, per cui nonostante dopo la legge numero 69 del 2009 che ho richiamato in precedenza, che aveva introdotto numerose modifiche all'articolo 2 della legge 241 del 90 proprio in relazione ai tempi di conclusione dei vari procedimenti e al regime delle responsabilità dei pubblici funzionari, si torna ancora una volta sulla necessità di misurare la durata dei procedimenti. Perché? Perché quello che lamentano in particolare le imprese e gli stakeholder è che l'azione, la risposta della pubblica amministrazione è ancora troppo lunga, con tempi incerti. Quindi si vuole avviare questo programma praticamente.
esattamente questo processo di misurazione dei tempi effettivi dei procedimenti. Questo era un aspetto, peraltro io qui lo richiamo soltanto, che era già stato ribadito anche dalla legge numero 190 del 2012, disposizioni, la legge appunto sull'anticorruzione, che all'articolo 1,9 stabiliva che le pubbliche amministrazioni sono tenute nel piano di prevenzione della corruzione a definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, proprio perché in attuazione di questo principio di legalità, quindi del rispetto della legge che sovrintende all'esercizio dei poteri pubblici nell'ambito del procedimento amministrativo, questo tema del rispetto dei termini continua ad avere un grande rilievo. Quindi questo comma va interpretato in modo logico-sistematico con l'articolo 29,2 bis, le modifiche che ha introdotto il decreto legge anche all'articolo 29, per cui tra i livelli essenziali delle prestazioni, che sono appunto quei livelli minimi di prestazione che anche le regioni e gli enti locali devono rispettare, viene inserito accanto agli altri principi, cioè gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne il responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, anche di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti. Quindi questo è un obiettivo comune che taglia trasversalmente tutti i livelli istituzionali di governo, perché come ha stabilito in più occasioni recentemente il Consiglio di Stato, l'attività amministrativa può assurgere alla qualifica di prestazione della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale per garantire il mantenimento di un'uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto dopo la riforma del titolo V della Costituzione. Questa disposizione, quindi, dell'articolo 29, lettera M, come interpretato da questa giurisprudenza amministrativa, ma anche dalla giurisprudenza costituzionale, io vi richiamo la sentenza numero 164 del 2012, in cui si dà questa definizione di livelli essenziali delle prestazioni, che non costituiscono, secondo il giudice delle leggi, una competenza in senso stretto, una materia, ma è una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie in relazione alle quali il legislatore statale deve porre le condizioni per garantire a tutti sull'intero territorio nazionale il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale dei diritti, senza che il legislatore regionale possa limitarle. Quindi questo è un aspetto veramente significativo dal punto di vista ordinamentale, quindi è un qualcosa che interessa le amministrazioni regionali e locali già da oggi, perché questa norma è già vigente. Quindi l'importanza di, come dire, tenere e iniziare a valutare la durata di questi procedimenti proprio per garantire una maggiore certezza e speditezza dell'azione amministrativa. Un'altra modifica molto importante introdotta da questo articolo 12 attiene alla conclusione del procedimento. Questa è forse la disposizione che richiederà un po' più di pazienza nell'esposizione, in quanto la norma stabilisce, che cosa questo comma 8 bis, l'inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine per incentivare il rispetto dei termini procedimentali
sociale ed evitare che cosa? Che l'adozione di atti tardivi possa, come dire, rendere meno efficace dal punto di vista della semplificazione procedimentale e della riduzione dei termini il meccanismo del silenzio assenso. Qui io faccio rinvio a un dossier che voi trovate sul sito del Senato del 21 luglio che attiene proprio a una lettura, a un'interpretazione di queste disposizioni. Certamente sono tutti documenti molto impegnativi nello studio, nella lettura, però per eventuali approfondimenti io ho ritenuto diciamo utile per voi in avere questa indicazione. Quindi questa previsione è contenuta nell'articolo 14 bis, comma 2, lettera C della legge 241, relativo alle determinazioni delle amministrazioni coinvolte in sede di conferenza di servizi semplificata, che devono essere comunicate, adottate entro il termine comunicato dall'amministrazione precedente, non superiore a 45 giorni o a 90 giorni, in caso di amministrazione preposte alla cura di interessi sensibili. La legge qualifica la mancata comunicazione della determinazione nei termini come assenso senza condizioni, quindi articolo 14 bis, comma 4. Pertanto questo è uno di quei casi ricompreso in questo comma 8 bis che voi già trovate nell'ambito dell'articolo 2 della legge 241. L'altra disposizione attiene all'articolo 14 bis comma 1 e 3 relativo all'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni o servizi pubblici per l'adozione di atti normativi amministrativi da parte di una pubblica amministrazione. Anche in questo caso è prevista la formazione del silenzio assenso decorso il termine di 30 giorni dallo schema di provvedimento e di 90 giorni nel caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili. Stiamo facendo in sostanza una carrellata su una serie di istituti che voi conoscete benissimo perché sono legate alla vostra, diciamo, quotidianità amministrativa, su cui l'articolo 12 è intervenuto per rendere, diciamo, per superare questa prassi dei cosiddetti atti tardivi. Quindi da questo punto di vista si è voluto, come dire, rendere maggiormente efficace il meccanismo già previsto a livello ordinamentale. Praticamente allo stesso modo l'articolo 20,1 che stabilisce che nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, esclusi quelli disciplinati dalla SCIA, che noi sappiamo essere un istituto di liberalizzazione, per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale al provvedimento dell'accoglimento della domanda se la stessa amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego, ovvero se entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza non indice una conferenza di servizi. Certamente la legge prevede alcune eccezioni in relazione a determinati interessi pubblici legati alla normativa comunitaria che, come voi sapete benissimo, in alcuni settori impone, ad esempio il settore ambientale in materia di tutela dell'aria dall'inquinamento, impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali. Quindi l'espressa previsione del meccanismo, vedete l'ultima capoverso di questa slide, dell'inefficacia del provvedimento del provvedimento adottato fuori termine, quindi tardivo, è funzionale a garantire la piena operatività dell'istituto del silenzio assenso. Quindi un altro caso è quello dell'articolo 14 ter, comma 7. Ecco,
Certamente questo comma 8 bis, sto andando un pochettino più veloce perché purtroppo il tempo è tiranno, è solo un comma di questo articolo 8, l'8 bis, dove c'è tutta questa elencazione di fattispecie che io ho cercato, come dire, di richiamare sulla base dei semplici dati normativi, presupponendo che trattasi tutti di istituti che voi praticamente conoscete. La finalità, l'obiettivo quindi che ha avuto questo decreto semplificazione è quello di ovviare a questi atti tardivi per rendere maggiormente efficaci il meccanismo del silenzio assenso. In tal senso ci colleghiamo ad una disposizione contenuta nell'articolo 264 del decreto rilancio, questo decreto rilancio che è stato convertito con moltissime modifiche con la legge numero 77 del 2020. L'articolo 264 ha avuto solo alcune piccole modifiche di raccordo, soprattutto in materia di amministrazione digitale, con il decreto semplificazione. Quindi, mentre il corpus normativo del decreto rilancio è stato oggetto di molte modifiche in sede di conversione, invece l'articolo 264 è rimasto sostanzialmente immutato. E perché è importante questo articolo 264? Perché attiene proprio alla un intervento fatto in piena emergenza sanitaria, quindi in una fase di fortissima accelerazione della crisi economica, in materia di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi. Molti di voi partecipanti avrà avuto modo già di, penso tutte le amministrazioni del progetto, io ho avuto modo di illustrare questo articolo 264 ad alcune amministrazioni. Diciamo quindi con i colleghi di Deloitte abbiamo ritenuto opportuno allegarvi nuovamente queste slide sul sull'articolo 264, proprio perché oggi per ragioni di tempo è impossibile illustrare nel dettaglio tutte le varie previsioni di questa disposizione, ma diciamo in questo caso l'ho richiamata proprio perché già l'articolo 264,1 lettera E prevedeva che nelle ipotesi di cui all'articolo 17 bis o del 14 bis, insomma le norme che abbiamo richiamato in precedenza e che sono ora contenute all'articolo 2,8 bis della legge 241 del 90 che io qui ho sotto gli occhi e che voi avrete modo di scaricare se lo riterrete opportuno da normativa. Ecco, in questo caso già con il decreto rilancio si poneva questo principio che il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso, quindi l'obbligo comunque di provvedere. La norma, questo è il principio, che poi è quello stesso che ha ribadito in modo più ordinamentale, ecco, con una norma a carattere ordinamentale, il decreto semplificazione, e questa parte della slide evidenziata in grassetto, perché già con l'articolo 264 del decreto rilancio, le disposizioni che abbiamo appena richiamato erano finalizzate a superare questa prassi in base alla quale la formazione del silenzio non sblocca il procedimento, ma si attende comunque l'assunzione di un atto da parte dell'amministrazione coinvolta. E certamente questo tipo di prassi è una prassi che rallenta la conclusione del procedimento, soprattutto in quella fase endoprocedimentale, che è la fase più pesante
soprattutto per i, pesante dal punto di vista istruttorio, soprattutto per i procedimenti più complessi, dove è necessario acquisire pareri, assensi, concerti, nulla osta di numerose amministrazioni. E quindi è necessario che, laddove il legislatore ha voluto introdurre degli strumenti di accelerazione e di semplificazione, questi devono praticamente avere una loro diretta efficacia. Su questo punto anche vi rinvio a questo dossier del 21 luglio curato dal Senato e dalla Camera, che voi trovate sul sito del Senato, proprio per ulteriori ragguagli su questo specifico aspetto, che richiederebbe un approfondimento, forse è una trattazione più prolungata. Ecco la conclusione del procedimento. Qui c'è praticamente il riferimento alla disposizione della SCIA. Forse sto un pochettino, volevo chiedere a Nicolò fino a quando posso andare avanti. Carmen, guarda, se puoi allungarti. Sì, altri 5 minuti. Avviati alle conclusioni, così poi possiamo dare la parola anche a, Caterina. Grazie. Certo, sicuramente ecco, la materia è molto interessante e molto coinvolgente, però proprio per la problematicità delle varie, degli aspetti interpretativi, perché realmente con questo decreto semplificazione è stato introdotto un filo rosso comune su molti istituti. Quindi l'altro aspetto, facendo rinvio per questa parte sulla SCIA, che attiene sempre alla conclusione del procedimento, e quindi è sempre questo comma praticamente 8 bis dell'articolo 2, pensate com'è concentrata la materia solo in questa norma. Avevo piacere di far riferimento anche, rinviando poi ad altri, alla vostra lettura delle slide, che ho cercato di rendere il più sintetico possibile, proprio perché mi rendo conto che è una materia molto articolata. Ecco, volevo fare riferimento a questa modifica della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, quindi l'articolo 10 bis, il preavviso di diniego, che come noi sappiamo è un atto endoprocedimentale di natura predecisoria, non autonomamente impugnabile, che avverte praticamente il richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda, invitando lo stesso soggetto a produrre eventuali osservazioni. Quindi in base alla ricostruzione che ha dato la dottrina di questo istituto del praticamente preavviso di rigetto, come comunemente, o preavviso di diniego, come viene chiamato in dottrina o in giurisprudenza, in base a tale disposizione, ovviamente stiamo parlando dell'articolo 10 bis, nei procedimenti a distanza di parte, l'amministrazione, qualora sia orientata ad un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Quali sono le principali novità che su questo istituto così importante, sul quale tanta giurisprudenza amministrativa è possibile consultare, proprio perché attiene a un meccanismo partecipativo del privato ai meccanismi decisionali della pubblica amministrazione, quindi rientra nell'ambito di un dialogo, di un rapporto di confronto tra amministrazione e privato? Ecco, si dispone su quale meccanismo è intervenuto il decreto semplificazione, ancora una volta sui termini, perché si dispone che la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sospende invece che interrompere, come era previsto prima della novella, vedete nella slide della parte in grassetto, il termine di conclusione dei procedimenti.
che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza di tali osservazioni, dalla scadenza del termine per presentare le osservazioni stesse. Quindi si interviene su questo meccanismo giuridico del calcolo dei tempi del procedimento. Quindi, invece di interrompere e far riprendere tutto dall'inizio, si sospende. E quindi i termini, vedete, finora il preavviso, l'ultimo capoverso di questa slide, il preavviso di rigetto determinava una interruzione e quindi i termini del procedimento erano azzerati e l'intero termine decorreva nuovamente. Invece in questo caso viene sospeso. Ecco, in questo caso dall'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'istante si deve tener conto nella motivazione del provvedimento finale. Ecco, questa è una delle modifiche del decreto semplificazioni che è stata un po' determinata da quella che è un po' gli esiti anche del contenzioso amministrativo, quindi sulla base anche dell'orientamento della giurisprudenza prevalente. In quanto su questo specifico punto la novella precisa che tale compito spetta al responsabile del procedimento o all'autorità competente che sono tenuti a darne ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego, indicando se ve ne sono i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenze delle osservazioni. E quindi praticamente si vuole praticamente chiudere sulla base, chiudere la decisione dell'amministrazione, quindi sulla base di un'istruttoria completa, sulla base di quelle che sono le praticamente osservazioni presentate dall'istante. E infatti la norma prevede che in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere, l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Quindi cosa vuol dire? Che nel compiere l'istruttoria l'amministrazione dovrà tener conto di quelli che sono state le motivazioni addotte dal privato e quindi nel caso di annullamento del provvedimento dovrà praticamente fa riferimento a dei motivi ostativi nuovi, praticamente non a quelli già emergenti nella precedente istruttoria. Può risultare un meccanismo un pochettino macchinoso, ma dalla relazione illustrativa si evince che la finalità dalla relazione illustrativa al decreto legge semplificazione, anche questo voi lo trovate sul sito della Camera, sono tutti documenti disponibili e aiutano molto la lettura di queste norme, che la finalità della novella è quella di evitare che l'annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito del preavviso di diniego determini plurime reiterazioni, leggo testualmente dalla relazione di accompagnamento, dello stesso esito sfavorevole, con motivazioni tutte le volte diverse, tutte ostative, parcellizzando anche il processo amministrativo, cioè si vuol ricondurre a un'unica impugnazione giurisdizionale l'intera vicenda sostanziale. Quindi con la nuova disciplina del preavviso di rigetto si è voluto cercare di porre un rimedio a delle prassi amministrative non sempre adeguate a quei canoni di efficacia e di efficienza, quei principi che noi abbiamo richiamato all'inizio di questo nostro incontro e che sempre sono posti alla base delle decisioni del giudice amministrativo, perché quelli sono i canoni interpretativi fondamentali della legittimità dell'azione amministrativa. Ecco, certamente il tempo scorre, volevo fare riferimento a questo nuovo istituto della conferenza di servizi. Ecco, questa disposizione ovviamente è una disposizione
diciamo che ha carattere un ambito temporale delimitato, in quanto si prevede che cosa? Una conferenza di servizi straordinaria utilizzabile fino al 31 dicembre 2021. Quindi queste disposizioni voi non le trovate nel corpus normativo della legge 241 del 90, ma la trovate nell'ambito del decreto legge semplificazioni. La disposizione è quella dell'articolo 13. Ovviamente sto vedendo dall'orario e dalle sollecitazioni che non mi posso molto dilungare. Le principali caratteristiche è quella di una tempistica più breve sostanzialmente, quindi per tutte le amministrazioni, anche per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, viene fissato il termine di 60 giorni e non di 90, viene praticamente prevista una riunione telematica, quindi ancora una volta la possibilità di sentire le varie amministrazioni telematicamente, e l'amministrazione procedente deve procedere senza ritardo alla stesura motivata delle conclusioni. Su questo specifico istituto sicuramente avremo modo di fornirvi documenti maggiormente esplicativi nell'ambito del nostro progetto di Deloitte. A questo punto io spero di essere stata chiara. Certamente le norme sono molto, molto complesse, quindi richiedono del tempo per la loro esplicazione, ma non voglio sottrarre altro tempo alla collega Caterina Rigo, che certamente vi illustrerà altri aspetti di questo decreto semplificazione di vostro grandissimo interesse. Quindi io vi ringrazio veramente per l'attenzione, e per qualsiasi necessità noi siamo sempre a vostra disposizione anche con delle domande o richieste di approfondimento. Grazie. Grazie Carmen, chiedo a Caterina di avviare la sua webcam. Ok, è pronta, ti lascio la parola e nel caso ci torniamo dopo a valle delle presentazioni, facciamo un altro giro di tavolo se il tempo ce lo permetterà. Grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie Nicolò. Allora, buongiorno a tutti. Io illustrerò sempre tenendo conto del fatto che stiamo parlando di un decreto legge che ha necessità di essere convertito, quindi vedremo come sarà convertito, anche perché ci sono alcune misure, alcune specifiche misure sull'edilizia, soprattutto quelle sull'ambiente, che sono oggetto di forti, come dire, di un dibattito che è nato a seguito di queste disposizioni. Comunque illustrerò le disposizioni che sono presenti nel decreto in tema di edilizia urbanistica e di tutela ambientale, quindi è una materia un po' più, come dire, tecnica, specifica. E in linea generale con gli interventi presenti nel decreto, il legislatore, per quello che riguarda la materia edilizia e urbanistica, ha voluto prevedere alcuni interventi semplificazione di alcune tipologie di interventi edilizi, in particolare la demolizione e la ricostruzione edilizia. Ha previsto l'accelerazione di alcuni termini di procedimenti, ha introdotto alcuni incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, quindi puntando a interventi edilizi che vadano a risparmiare il consumo di suolo o comunque a rigenerare gli ambiti urbani che siano degradati dal punto di vista edilizio, e poi ha previsto alcuni incentivi, alcune diciamo misure per ridurre il contributo edilizio a carico di chi deve realizzare l'intervento edilizio, e ha anche previsto una proroga della validità dei titoli edilizi
legata al periodo di emergenza che stiamo vivendo. Andando nel dettaglio, l'articolo che si occupa delle misure di semplificazione per le procedure edilizie, l'articolo 10 del decreto di 76, e appunto vuole in qualche modo provare ad introdurre delle norme che riducano gli oneri informativi e amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, cercando, avendo come obiettivo comunque quello di provare a recuperare e a riqualificare il patrimonio edilizio esistente. In questo caso, con l'articolo 10 è stato modificato l'articolo 2 bis del DPR 380-2001, che è il testo unico sull'edilizia, stabilendo che la ricostruzione, la demolizione di ricostruzione è sempre consentita nell'ambito mantenendo le distanze legittimamente preesistenti, cioè è previsto che possano essere fatti anche degli ampliamenti fuori sagoma o che siano superate le altezze massime, e quindi rispetto alla preesistente norma è consentito di fare degli edifici che siano di forme differenti oppure che siano più alti, mantenendo però le distanze preesistenti. Quindi è stato eliminato il vincolo della ricostruzione nella medesima sagoma, nel medesimo, col medesimo, diciamo, la medesima superficie. Per quello che invece riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, sono state modificate alcune definizioni, facendo rientrare, tra gli interventi di manutenzione straordinaria, quelli che non comportano, mutamenti delle destinazioni urbanisticamente rilevanti degli immobili. Quindi rientrano nell'ambito della manutenzione straordinaria quegli interventi che non cambiano la destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, intesa come le destinazioni edilizie, turistico-ricettiva, produttiva, commerciale e rurale. Queste sono le macro categorie delle destinazioni d'uso rilevanti urbanisticamente, quindi gli interventi che non vanno a cambiare la destinazione d'uso dal punto di vista urbanistico dell'immobile rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Sono comprese anche nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria le modifiche ai prospetti che servono per mantenere o acquisire l'agibilità degli edifici, perché comunque c'è anche un passaggio più avanti che più avanti vedremo sulla possibilità di presentare la segnalazione certificata di agibilità per gli edifici che sono già stati realizzati e che al momento ne sono privi, ne sono sprovvisti, oppure possono rientrare nell'ambito della manutenzione straordinaria anche gli interventi che servono per accedere allo stesso edificio con l'unico vincolo che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, e che comunque questo intervento sia consentito dal punto di vista della disciplina urbanistica ed edilizia e non riguardi immobili che siano oggetto di vincolo dal punto di vista del codice dei beni culturali. E sono invece stati estesi gli interventi che rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia, inserendo identificando come interventi di ristrutturazione edilizia la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, laddove sostanzialmente queste siano necessarie per adeguare gli edifici stessi alla normativa antisismica, per applicare la normativa sull'accessibilità, quindi sull'eliminazione delle barriere architettoniche, per l'installazione di impianti tecnologici che consentano l'efficienza energetica, l'efficientamento energetico dei fabbricati, che comunque anche questo è un tema molto presente in qualche modo il corpo normativo che si sta sviluppando attorno anche all'emergenza.
Questo tipo di intervento naturalmente può prevedere nei casi previsti dalla legislazione vigente incrementi di volumetria anche laddove questi siano necessari per promuovere interventi di rigenerazione urbana, quindi con l'obiettivo di riqualificare il patrimonio edilizio esistente, quindi evitare il consumo di nuovo territorio. E inoltre costituiscono ristrutturazione edilizia anche gli interventi di ripristino degli edifici che siano eventualmente crollati laddove sia possibile comunque accertarne la preesistente coesistenza. Per gli immobili che invece sono soggetti alla tutela del codice dei beni culturali, sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia quelli che consentono il mantenimento della medesima sagoma, degli stessi prospetti e le caratteristiche, diciamo, di plani volumetriche e tipologiche senza che praticamente vi sia un incremento di volumetria. Sono stati ulteriormente ampliati gli interventi edilizi che rientrano nella categoria dell'edilizia libera, cioè quegli interventi che è possibile realizzare senza acquisire o presentare alcun titolo abilitativo edilizio, e in questo caso praticamente vengono aggiunte tra le opere di edilizia libera le opere stagionali che sono dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, purché vengano rimosse al cessare della temporanea diciamo, di ciò che ha causato la necessità di fare queste opere. E questo in qualche modo legato agli interventi che sono stati inseriti anche nel decreto rilancio, e inoltre viene confermato, così come era stato precedentemente previsto, ma in questo caso viene reso, come dire, norma definitiva, norma permanente, il termine entro cui vanno rimosse le opere temporanee, viene innalzato da 90 a 120, a 120 a 180 giorni, chiedo scusa, previa naturalmente comunicazione di avvio ai lavori fatta all'amministrazione comunale. Il comma 5 dell'articolo 10, sempre del DL76, prevede inoltre che la posa in opera di questi elementi amovibili non sia subordinata alle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 42 del 2004, quindi al codice dei beni culturali e ambientali, fatta eccezione per le aree che sono adiacenti ai siti archeologici. Quindi per le opere temporanee non è necessario avere il nostro paesaggistico piuttosto che l'autorizzazione della soprintendenza, a meno che appunto non si tratti di interventi che vanno a posti nelle immediate vicinanze dei siti archeologici. È stato definito, io cerco di andare velocemente e di dare, diciamo, delle definizioni in qualche modo delle semplificazioni che sono state introdotte, fermo restando naturalmente che se ci sono domande risponderemo alla fine, fermo restando che sarà possibile magari più avanti fare un approfondimento specifico su alcuni temi che sono più interessanti. È stato introdotto con il comma 1 bis dell'articolo 9 bis del testo unico per l'edilizia, con cui viene introdotta per la prima volta la definizione dello stato legittimo degli immobili. Nel senso che nel testo unico per l'edilizia si faceva riferimento a questo stato legittimo degli immobili, senza però andare a definire in che cosa questo consistesse. In questo caso la norma ha stabilito che lo stato legittimo degli immobili, compresa la destinazione d'uso, è definita dall'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile, oppure naturalmente integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato eventuali interventi parziali. Per gli immobili che sono stati realizzati in un'epoca in cui non era necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio, la norma stabilisce che lo stato legittimo sia desumibile dalle informazioni catastali piuttosto che dagli altri, dalle riprese fotografiche, quindi da altri tipi di documenti che
di cui in qualche modo sia dimostrata, sia privati che pubblici, di cui in qualche modo sia dimostrata la, la provenienza. Ancora sono stati modificati gli interventi sottosubordinati al permesso di costruire, in quanto nell'articolo 10 del DPR 380 del 2001 è stato eliminato il riferimento alle modifiche dei prospetti che viene indicato appunto come intervento di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire, mentre sono soggetti a permesso di, costruire, quindi a un provvedimento autorizzatorio e non immediatamente eseguibile, i soli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della volumetria complessiva del, dell'edificio. Quindi la sola modifica dei prospetti non comporta più la necessità di acquisire il permesso di costruire, ma può essere fatto presentando una scia edilizia. Mentre se c'è la modifica della, volumetria, è necessario continuare ad acquisire il permesso di costruire. Per quello che riguarda invece gli immobili sottoposti a tutela, gli interventi sono soggetti a permesso di costruire anche gli interventi che comportino la modifica della volumetria complessiva e anche dei prospetti, quindi per gli edifici soggetti a vincolo non è cambiata, diciamo, la disposizione. Viene ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga, quindi con la procedura di individuazione dell'interesse pubblico dell'intervento edilizio, quindi per realizzare un intervento che non sia previsto dallo strumento urbanistico, ma che comunque sia ritenuto utile ai fini pubblici, viene ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche laddove sia prevista un aumento della superficie coperta occupata prima dell'intervento di ristrutturazione. E viene ammesso che la deroga, viene previsto che la deroga possa riguardare, oltre che i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza, anche le destinazioni d'uso, quindi è possibile modificare anche la destinazione d'uso ammissibile. Qui entriamo adesso nell'ambito delle ulteriori, diciamo, degli ulteriori semplificazioni o vantaggi previsti per chi deve realizzare un intervento edilizio. In questo caso è previsto che ci sia una riduzione del contributo o un esonero dal contributo di costruzione pari al 20% per gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione e di recupero degli immobili dismessi. Quindi c'è uno specifico vantaggio anche economico che è previsto, che i comuni hanno facoltà anche di eventualmente aumentare fino alla completa esenzione del contributo di costruzione. È stata introdotta una norma modificato l'articolo 20 del DPR 380/2001, che è quello che disciplina il permesso di costruire, e prevede che il permesso di costruire, laddove non venga rilasciato, si formi con un silenzio assenso. In questo caso è stato precisato che entro 15 giorni dalla formazione del silenzio assenso, lo sportello unico per l'edilizia possa rilasciare un'attestazione al richiedente, a chi ha presentato la richiesta di permesso di costruire, che appunto attesti che sono dei costi termini del procedimento, senza che vi siano integrazioni documentali, oppure se vi sono state integrazioni documentali, dando atto che vi sono state queste richieste. Viene modificato anche l'articolo sulla scia edilizia, includendo tra gli interventi, come dicevamo prima, che possono essere oggetto di scia edilizia, gli interventi di manutenzione straordinaria relative ai prospetti. È stato modificato anche, è stato integrato l'articolo 24 del DPR 380 del 2001, che disciplina la segnalazione certificata per l'agibilità, prevedendo che la scia per l'agibilità possa essere presentata anche
laddove ci siano degli immobili, appunto come avevo accennato prima, che siano stati legittimamente realizzati, ma per cui non sia stata richiesta o presentata l'agibilità. Questo perché la norma, l'articolo 24, prevede che entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori si presenti oggi la segnalazione certificata di agibilità. In passato si andava a richiedere il certificato di agibilità oppure si presentava l'attestazione di agibilità. In questo caso sarà possibile per gli immobili che comunque sono stati realizzati con un titolo edilizio legittimo avere l'agibilità anche se non è stata chiesta all'epoca. Per questa misura è necessario però che venga approvato un decreto da parte del Ministero dei Trasporti che identifichi i requisiti degli immobili che possono, come dire, utilizzare questa disposizione, entro il decreto che dovrebbe essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni, previa intesa in conferenza unificata. Sono state introdotte, non vi è stato col decreto semplificazione alcun, diciamo, condono, però sono state introdotte delle piccole modifiche alla definizione di difformità e tolleranza costruttiva, o meglio, è stato definito che non costituisce violazione edilizia il mancato rispetto dell'altezza degli stacchi, della cubatura, e di ogni altro parametro delle unità immobiliari, se questa, diciamo, difformità è contenuta nel limite del 2% rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo edilizio. Quindi si prevede che se ci sia una piccola difformità, questa non costituisca violazione edilizia. Così come non costituisce violazione edilizia, e anzi viene, considerata una tolleranza legata alla modalità di esecuzione dei lavori, le irregolarità geometriche e nella forma, nelle finiture degli edifici, oppure la diversa collocazione degli impianti o le opere interne, che sono realizzate durante l'esecuzione dei lavori. Quindi in questi casi, se non comportano una violazione della disciplina urbanistico-edilizia, il fatto di mettere da un'altra parte i locali tecnici, per esempio per gli impianti, non costituisce tolleranza costruttiva. Queste tolleranze però devono essere dichiarate dal tecnico nel momento in cui presenta la scelta di agibilità o comunque nel momento in cui presenta, oppure con una dichiarazione serrata nel momento in cui sia necessario che l'immobile sia oggetto di trasferimento di proprietà oppure di scioglimento della comunione e così via, comunque di un atto pubblico. L'ultima disposizione, diciamo, rilevante, poi ce ne sono altre che non, di cui per comodità non parliamo in questo momento, riguarda la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dell'articolo 15 del DPR 380, come indicati nei permessi di costruire che si formano o comunque che si formeranno fino al 31 dicembre 2020. Quindi questa è una disposizione temporanea legata naturalmente all'emergenza, per cui è possibile che per tutti i titoli edilizi che si sono formati nel periodo dell'emergenza fino al 31-12-2020 ci possa essere la proroga di 3 anni sia per l'inizio che per la conclusione dei lavori. La stessa proroga si applica anche alle scie edilizie presentate nello stesso, diciamo, termine. Questo brevemente, ripeto, per linee di massima, cercando di fornire le informazioni più importanti, erano gli interventi previsti per l'edilizia e l'urbanistica. Per quello che invece riguarda l'ambiente, nel decreto, che anche probabilmente la parte che ha suscitato, almeno tra le associazioni di categoria, ha suscitato un po' più di polemica, si è tentato di introdurre delle misure di razionalizzazione delle procedure ambientali, che sono le procedure sicuramente più complesse che ci sono, o tra le più complesse che ci sono nel nostro ordinamento, provando in qualche modo a comprimere i tempi e a dare anche una certezza dei tempi. E, come vedremo,
vi sono stati dei, vi sono dei casi in cui sono stati ridotti i termini per fornire, per produrre le osservazioni da parte delle associazioni di categoria o comunque di chi abbia interesse a fornire, insomma, la propria posizione nell'ambito di un intervento di tipo di una valutazione di impatto ambientale oppure di un intervento che comunque implica una valutazione dal punto di vista dell'impatto sull'ambiente. In questo caso, questa riduzione dei termini ha causato un'alzata di scudi generale, così come l'introduzione della modifica diciamo, sui siti oggetti di bonifica, tentativo di razionalizzare anche quel tipo di procedimento, ha causato alcune polemiche. Per quello che riguarda diciamo, l'articolo del decreto che si occupa delle semplificazioni in materia di tutela ambientale, è l'articolo 50, che apporta una serie di modifiche, in particolar modo viene con questo. Col comma 1, lettera FNO, viene completamente riscritto l'articolo 19 sulla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale degli interventi. Per cui, nell'ottica appunto di ridurre il termine complessivo del procedimento, viene introdotto un termine di 5 giorni dalla ricezione dello studio preliminare. Per la verifica formale della documentazione. Prima non era previsto alcun termine, ma era previsto che comunque si potessero chiedere dei chiarimenti o comunque delle specificazioni fino all'adozione del provvedimento di verifica. Viene ridotto il termine a disposizione del proponente per fornire chiarimenti ed integrazioni da 45 a 15 giorni e viene stabilito che la pubblicazione che deve essere fatta dello studio di impatto ambientale sia contestuale al decorrere del termine per la modifica formale. Viene concessa al proponente la possibilità di pubblicare lo studio preliminare direttamente, quindi non attendendo che sia l'amministrazione, l'autorità procedente a farlo, perché questo a volte causa dei problemi rispetto a eventuali sia ai tempi delle amministrazioni che magari alla necessità di evitare di pubblicare informazioni, diciamo, riservate dal punto di vista, diciamo, dell'intervento che si sta andando a realizzare. Quindi è possibile che il proponente possa pubblicare direttamente lo studio ambientale. Questa è una norma che vale anche per la valutazione di impatto ambientale, è stata introdotta anche in quel caso. Viene reso contestuale la comunicazione alle amministrazioni che sono coinvolte nel procedimento rispetto alla pubblicazione dello studio preliminare. Viene ridotto, appunto, qui il termine che è la disposizione che ha causato qualche polemica. Viene ridotto il termine per la proposta di osservazioni da parte di chi vi abbia interesse da 45 a 30 giorni. Viene ridotta anche la possibilità di proroga del termine per l'adozione del provvedimento da 30 a 20 giorni, disponendo l'obbligo di pubblicazione sul sito dell'autorità competente delle motivazioni che hanno indotto la proroga del nuovo termine fissato. E infine è introdotto un termine perentorio per l'adozione del provvedimento nel caso in cui non venga adottato dall'autorità competente, da parte del titolare del potere sostitutivo fissandolo in 60 giorni e prevedendo l'acquisizione del parere dell'ISPRA laddove non si sia pronunciata la commissione via VAS entro 30 giorni. Viene precisato altresì che l'autorità competente ha l'obbligo di pubblicare tutte le informazioni raccolte e la documentazione sul proprio sito, anche quelle, diciamo, relative a eventuali verifiche preliminari. Per quello che invece riguarda la valutazione di impatto ambientale, è stato previsto da un lato che la consultazione preventiva che è prevista dall'articolo 20 del
del codice dell'ambiente possa essere richiesta dal proponente prima della presentazione del progetto per definire il livello del dettaglio dello studio e rendendo in questo modo questa fase facoltativa esterna al procedimento. Quindi si è tirata fuori questa parte della consultazione preventiva, lasciandola comunque facoltativa e eliminando anche il termine di 30 giorni che era previsto da parte dell'autorità competente per dare una risposta, tenendo conto che comunque il proponente può attivare il procedimento di valutazione di impatto ambientale indipendentemente dalla risposta, dal riscontro avuto dall'autorità competente. Viene stabilito che il proponente della richiesta di VIA debba presentare almeno il progetto di fattibilità. Prima era richiesto che venissero presentati gli elaborati progettuali di contenuto in qualche modo riconducibile al progetto di fattibilità, in questo caso viene proprio detto che deve essere presentato il progetto di fattibilità per come definito dalla normativa o, se disponibile, il progetto definitivo. È ridotto il termine della fase di consultazione dell'autorità competente e dei soggetti competenti da 60 a 45 giorni. È ridotto anche il termine per la verifica della completezza documentale da 15 a 10 giorni e sono ridotti contestualmente i termini per eventuali controdeduzioni da parte del proponente rispetto a osservazioni pervenute dall'autorità competente o delle altre amministrazioni coinvolte da 30 a 15 giorni. E anche il termine per richiedere e trasmettere le integrazioni è ridotto da 30 a 20 giorni. Inoltre è stato ridotto il termine di sospensione del procedimento da 180 a 60 giorni, cioè si è intervenuti su alcuni degli aspetti del procedimento, non modificandolo se non per la parte di esternalizzazione della fase di valutazione preventiva, cercando di ridurre i termini laddove è possibile. Anche in questo caso è stato previsto che nel caso di integrazioni vada aggiornato sempre l'avviso di pubblicazione della documentazione sul sito dell'autorità competente ed è previsto anche che venga pubblicata la documentazione relativa alla fase di consultazione preventiva laddove questa sia stata svolta. È stato ridotto il termine per l'adozione del provvedimento di VIA di competenza statale da parte del Ministero dell'Ambiente, una volta che si arriva alla proposta, da 60 a 30 giorni, e nell'ambito di questo provvedimento è stato ridotto il termine per l'acquisizione obbligatoria del parere del concerto da parte del Ministero dei Beni Culturali da 30 a 15 giorni. Nel caso in cui è stato inoltre in qualche modo stabilita una durata massima del procedimento di valutazione di impatto ambientale, perché è stato stabilito che l'adozione del provvedimento di VIA venga rimessa al Consiglio dei Ministri, oltre che quando non c'è l'adozione da parte del Ministero dell'Ambiente o la mancata acquisizione del concerto da parte dei beni culturali, quando siano decorsi 210 giorni dall'avvio del procedimento. Questa richiesta può essere la rimissione al Consiglio dei Ministri può essere fatta dal proponente oppure dai ministri interessati. La decisione del Consiglio dei Ministri deve intervenire nei successivi 30 giorni. Sono state introdotte anche delle modifiche al provvedimento unico ambientale, quindi quando questo comprenda anche ulteriori titoli abilitativi a parte la VIA, che sono previsti dall'articolo 27 e 27 bis del codice dell'ambiente. Per quello che riguarda l'articolo 27, quindi il provvedimento unico ambientale di competenza statale, si è intervenuto anche qui cercando di ridurre alcuni termini, come quello per esempio per la verifica della documentazione, della completezza della documentazione, che è stato ridotto da 15 a 10 giorni. È stato sostanzialmente stabilito che il termine per indire la conferenza dei servizi decisoria sia contestuale alla pubblicazione, quindi avvenga contestualmente alla pubblicazione della documentazione, dell'avviso dove è pubblicata la documentazione per chiunque vi abbia interesse. E in questo caso, come dicevo prima, la pubblicazione può avvenire anche a cura del proponente.
Anche qui è stato ridotto il termine per l'acquisizione delle osservazioni da parte di chi vi abbia interesse da 60 a 30 giorni, causando insomma delle polemiche, però è stato stabilito che le osservazioni in questo caso possono riguardare non soltanto la VIA, ma anche gli altri titoli abilitativi che nel provvedimento unico, nel procedimento relativo al provvedimento a rilascio del provvedimento unico ambientale sono compresi. È ridotto il termine per richiedere e fornire integrazione documentale a seguito dell'indizione della conferenza servizi da 30 a 15 giorni, così come il termine di sospensione del procedimento che può essere richiesto dal proponente è stato ridotto da 180 a 60 giorni. Anche in questo caso è previsto che l'avviso pubblico venga sempre, che venga sempre aggiornato l'avviso con che contiene, diciamo, l'indicazione della documentazione pubblicata sul sito dell'amministrazione competente. Invece, per quello che riguarda il provvedimento unico di competenza regionale, qui c'è un refuso, di cui l'articolo 27 bis del codice dell'ambiente, sono state introdotte semplicemente le modifiche da 15 a 10 giorni della verifica della completezza documentale dell'istanza da parte del proponente, che quindi deve entro il termine di 10 giorni verificare questa completezza e comunque comunicare a tutte le amministrazioni coinvolte la pubblicazione della documentazione sul proprio sito web, e anche in questo caso è stato ridotto da 60 a 45 giorni il termine per raccogliere osservazioni da parte di chi vi abbia interesse. Quindi c'è questa, diciamo, contrazione dei tempi legata alla fase di osservazioni che ha causato una serie di polemiche che probabilmente potrebbe, come dire, essere in qualche modo rivalutata in sede di conversione del decreto. È stata introdotta inoltre una disciplina specifica per la valutazione di impatto ambientale di alcuni progetti che sono necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e per il Clima, seguendo un po' il trend sul tentativo di dare una svolta in qualche modo che rispetti la tutela ambientale e che in qualche modo favorisca l'utilizzo di energie rinnovabili. Per cui è previsto l'emanazione di una serie di decreti per individuare questi progetti che rientrano e che servono per l'attuazione del piano nazionale. Ed è prevista anche che la valutazione, diciamo, di impatto ambientale o la verifica di soggettabilità di questi progetti non venga fatta dalla commissione prevista ad hoc, ma dalla Commissione Nazionale per la Via e le VAS, ma che venga fatta da una commissione tecnica ad hoc che ha anche in qualche modo sarà costituita per questi progetti, che dovrà svolgere l'istruttoria contestualmente alla pubblicazione dello studio ambientale e che dovrà svolgere la valutazione complessiva nel termine dei 170 giorni dalla pubblicazione della documentazione. In questo caso il provvedimento di legge deve essere adottato dal Ministro dell'Ambiente nei successivi 30 giorni, acquisendo sempre il concerto entro 15 giorni il parere da parte del Ministero dei Beni Culturali, e in caso di inerzia il titolare del potere sostitutivo deve acquisire il parere dell'ISPRA, se non si è espressa la commissione ad hoc del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e per il Clima, e adotta, e in questo caso il provvedimento viene adottato nei successivi 30 giorni. Io vado adesso velocemente, cercando di chiudere in modo da poter consentire eventuali domande o comunque di poter chiudere la giornata, consentendo a Franco di intervenire. Vi sono state alcune modifiche introdotte per superare la procedura di infrazione europea 2019-2308, che è una procedura di infrazione che la Commissione europea ha avanzato nei confronti dell'Italia per l'inosservanza della direttiva che riguarda appunto la valutazione di impatto ambientale. Per cui è stato introdotto la possibilità che lo Stato eserciti il potere sostitutivo nei confronti delle regioni laddove questo sia necessario per superare la sentenza di condanna della Corte di Giustizia. È stato introdotto l'obbligo per le autorità competenti di segnalare
situazioni di conflitto, in modo che si possa, laddove soprattutto l'autorità competente coincida con l'autorità proponente il progetto, e poi sono state introdotte delle disposizioni per litigare o per rafforzare il livello di informazioni laddove i progetti di impatto ambientale abbiano una rilevanza o comunque abbiano un effetto anche sul territorio di uno Stato membro. E quindi in questo caso sono state introdotte delle disposizioni in questo senso. L'ultima cosa che volevo dire, prima di chiudere, è che vi è stato un intervento in particolare sempre nell'ambito, diciamo, dell'orientamento di facilitare gli interventi relativi alle energie rinnovabili. È stato previsto, per esempio, che la VIA per questo tipo di infrastrutture vada richiesta soltanto laddove, nei casi di potenziamento o di interventi fatti per migliorare l'efficienza e la sicurezza di queste infrastrutture, che la VIA venga richiesta solo per le varianti e quindi non per tutto il resto. E poi è stata introdotta una nuova procedura, accanto alla procedura abilitativa semplificata che è prevista per alcune tipologie di interventi al di sotto di una certa soglia, che consente di produrre una dichiarazione dei lavori asseverata, che consente di avviare l'intervento presentando, insomma, laddove questo abbia alcune caratteristiche. Io chiudo qua, chiedo scusa se sono stata veloce, però diciamo le disposizioni erano tante, abbiamo cercato di dare una informazione di massima e poi appena possibile faremo degli ulteriori approfondimenti anche sulla base delle necessità, insomma, che verranno poste le amministrazioni che fanno parte del progetto. Io adesso chiudo e vi ringrazio e do la parola a Franco, credo che Franco Peta. Grazie Caterina, ok, vedo Franco che si sta collegando, io ti cedo la parola, ecco, per avviare le conclusioni, sono le 13:26, abbiamo ancora 3-4 minuti per salutare e ricordare magari gli step delle attività pre e post pausa estiva. Grazie Franco. Grazie Niccolò. Io siccome ci sono altri 3 minuti, non so se io non avrei nulla da aggiungere se non ricordarvi che sicuramente a settembre, dopo la pausa estiva, ci rivedremo appunto per approfondimenti specifici. Non so se c'è Carmen che in 2 minuti, 2 o 3 minuti appunto finali vuole aggiungere qualche cosa rispetto a quello che lei aveva detto, oppure ci salutiamo qui. Carmen. Certamente, ecco, mi ricollego un pochettino anche all'illustrazione che ha fatto Caterina. Ecco, questo nostro webinar ha voluto fornire ai partecipanti alcune linee di analisi di un provvedimento certamente di grandissima importanza e di grande impatto. Gli elementi sono ancora tanti da esaminare, penso anche alle disposizioni sull'agenda per la semplificazione, sulla misurazione degli oneri amministrativi, però diciamo sono tutti aspetti e temi di una tale importanza che certamente a settembre, quando il decreto verrà convertito, quindi con il testo finale definitivo, avremo modo di valutare con i colleghi di Deloitte e del Formez come
poter proporre al meglio le eventuali novità che potranno esserci. Certamente, ecco, rispetto al decreto di rilancio mi sento di dire questo, mentre nelle slide che voi ritroverete sull'articolo 264 del decreto rilancio troverete degli interventi a carattere praticamente emergenziale, invece ecco nel decreto legge 76 molti di questi interventi sono a carattere ordinamentale, proprio perché vanno a incidere così diciamo diffusamente su molteplici istituti della legge 241 del 90 che per tutti noi, sia per chi opera all'interno delle pubbliche amministrazioni, sia per chi svolge attività di formazione e di supporto alle pubbliche amministrazioni, è un po' il pane quotidiano. Quindi certamente avremo occasione per come dire, tarare ulteriormente elementi di approfondimento alla luce della versione definitiva del provvedimento che si attende appunto per settembre. Io ringrazio ancora una volta Franco Peta, ringrazio i colleghi di Deloitte e ringrazio voi per l'attenzione. Una buona giornata e buon lavoro. Sono io che ringrazio voi, allora siamo proprio alle 13.30 in orario perfetto e quindi grazie a tutti della partecipazione e alla prossima. Buon lavoro, grazie, arrivederci.